Amici di GameExperience.it, ben ritrovati in quello che è un nuovo appuntamento dedicato ai nostri specialoni. Oggi celebreremo i 35 anni di Game Boy, che ovviamente era nato nel 1989 e ha, diciamo, perdurato la sua attività fino al 2003, raccontandovi la top 10 dei videogiochi per Game Boy che non hanno ricevuto il successo che invece avrebbero meritato. Quindi senza ulteriori indugi, io vi ricordo di attivare la campanellina, di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace, di commentare qua qual è stato il vostro miglior gioco per Game Boy e senza andare avanti oltre, partiamo con il primo gioco. Il primo gioco è Quart, anche noto come Block Hole, un videogioco del 1989 che era, oseremmo dire, un'idea spaziale. Non tanto perché era fenomenale, sì, lo era, quanto perché prendeva il gameplay di Space Invaders, un gioco quindi ambientato nello spazio, in cui ci si poteva spostare semplicemente da sinistra a destra in una piccola area, ma lo stravolge inserendo un tocco di Tetris e facendo sì che i vostri blocchi scompaiano dall'alto, un'idea veramente originalissima. Il secondo gioco è invece Bugs Bunny in Crazy Castle, praticamente un platform con Bugs Bunny dove non si può saltare. Bene, avete capito, non si può saltare. In un momento, cioè quello del 1990, in cui Bugs Bunny era al centro dell'attenzione, momento che poi ovviamente ci avrebbe portato a Bugs Bunny Lost in Time e Bugs e Taz a spasso nel tempo, ecco, Bugs Bunny in Crazy Castle fu l'apripista di questo grandissimo successo del coniglio più amato di tutti i tempi. Terzo titolo, parliamo di Gargoyle Quest, un titolo che secondo me pochi di voi conoscono, dato che Capcom nel 1990 voleva capitalizzare il successo di Ghosts and Goblins, ma non voleva proporre il classico spin-off. E quindi, al posto di fare un nuovo titolo Ghosts and Goblins, ha deciso di rilasciare Gargoyle Quest per Game Boy. Gli amanti degli arcade avranno sicuramente trovato un tasso di sfida altissimo, ma Gargoyle Quest, oltre al tasso di sfida, proponeva anche una storia differente, dato che il nuovo personaggio Firebrand era al centro della scena e proponeva qualcosa di differente rispetto al titolo originale, ovvero Ghosts and Goblins. Quarto titolo, invece, Maru's Mission, lanciato nel 1990 su Game Boy in Giappone e l'anno successivo anche in Nord America. Stiamo parlando di un titolo veramente originale in cui il protagonista Maru doveva salvare la sua ragazza Cori, rapita dal demone Muramasa, ma la particolarità di questo gioco era il folklore alla base del titolo, dato che appunto ogni livello era ispirato a un particolare mostro del folklore non solo giapponese, ma in generale anche dell'Europa, per esempio dalla Romania, arrivando anche all'Egitto, per esempio passando per il Sud America e lo stesso Giappone. Come non poter citare Final Fantasy Adventure, ovvero l'approdo su Game Boy di uno dei più celebri brand a livello videoludico del Sollevante, ma soprattutto direi anche di tutto il mondo. In quegli anni Square voleva portare il brand di Final Fantasy anche sulla piattaforma portatile di casa Nintendo e ci arrivò con Final Fantasy Adventure, un titolo non troppo celebrato, anzi quasi per niente, che però univa le dinamiche da gioco del ruolo classiche di Final Fantasy con quelle che erano le caratteristiche principali di un grande titolo che in quel momento stava spopolando, ovvero The Legend of Zelda. Quanti di voi si ricordano di Kid Icarus of Myth and Monster? Sesto titolo all'interno di questa top 10 e veramente uno di quei giochi molto, molto, molto poco celebrati. Stiamo parlando del sequel ufficiale del gioco lanciato nel 91 su Game Boy. Stiamo parlando sempre di Pete, eroe immaginario della mitologia greca. Stiamo parlando sempre delle sue intramontabili frecce, ma stiamo parlando di un platform divertente che introdusse la possibilità di planare con le ali del giovane
Pitt, davvero un titolo imperdibile e da celebrare. E lo sapete invece che al settimo posto si trova un tie-in dedicato al più celebre pipistrello, ovvero Batman? Sì, perché in quel periodo tie-in dei film era cosa non troppo rara da trovare all'interno dei videogiochi, ma soprattutto di Game Boy. Nell'89 venne pubblicato un tie-in dedicato a Batman al film di Tim Burton, che però, diciamocelo, non aveva colpito nel segno, aveva colpito più che altro con le sue armi da fuoco, che non erano cosa di Batman. Nel 92 però si ristabilisce l'ordine delle cose, dato che Batman Return of the Joker fa il suo, ovvero porta in maniera soddisfacente Batman sullo schermo del Game Boy, peccato che non venga troppo celebrato. Avete presente Kirby? Ecco, ora immaginate un amico puffoso, cuccioloso, con le orecchie e la coda, dalla forma tondeggiante che salta e plana, con una direzione artistica incredibile, con una fluidità bellissima. E ora immaginate che questo gioco non venga mai e poi mai e poi mai ricordato. Ci pensiamo noi. Trip World 1992, pubblicato da Sunspot, il successore spirituale di Mr. Gimmick, davvero un titolo da giocare e molto divertente. Recuperato. Avete mai pensato di trasformare il protagonista principale di Castlevania in un chibi Super Saiyan che affronta non morti dall'aspetto di Arale? No? Ecco, qualcuno a Konami ci ha pensato e nel 1993 ha fatto uscire uno spin-off di Castlevania chiamato Kid Dracula, che in verità poi era il remake dell'omonimo Kid Dracula per NES, ma questi sono altri dettagli. Platform davvero piacevole, super divertente, con una direzione artistica, anche in questo caso, molto accattivante. Infine, ultimo titolo di questa top 10, rimaniamo sempre in casa Castlevania, ma questa volta coi titoli, diciamo, più classici, se vogliamo, anche se in questo caso il platform 2D lineare, che è Castlevania Legends del 98, non è propriamente in linea con quelle che erano le aspettative dei fan dopo Symphony of the Night, anche perché il Game Boy non poteva permettere la stessa qualità di quel titolo. C'è anche un altro particolare da discutere. Non si sa perché, ma Castlevania Legends, pur essendo un godibilissimo e bellissimo titolo che nella timeline narrativa si pone addirittura all'inizio di quest'ultima, è stato decanonizzato da Koji Igarashi, ma non si sa per quale motivo. Probabilmente lo odiava. Detto questo, è e rimane un gran bel titolo con Sonia Belmont, quindi recuperatelo. Insomma, questi erano i 10 videogiochi per Game Boy che avrebbero meritato più successo. Voi li avete giocati? Fatecelo sapere. Vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video qui sul canale di Game Experience.